Buongiorno a tutti, ancora buona Pasqua, oggi martedì 19 aprile. Donna, perché piangi? Chi cerchi? È con queste parole che l'Evangelista Giovanni inaugura le apparizioni del risorto. È una domanda bellissima, ma anche scomoda. Domandarci il perché delle nostre lacrime. È una di quelle domande che ci spaventano, perché forse abbiamo paura che non ci sia davvero una risposta. Abbiamo paura che in fin dei conti non ci sia un senso nemmeno alle nostre lacrime e che i nostri dolori sono inutili e che nessuno ci aspetta la fine del nostro vagare. È Gesù che fa questa domanda a Maria Maddalena, ma ella non si è ancora accorta che è Gesù. È ancora ostaggio del suo dolore, delle sue lacrime. Ma c'è qualcosa che ci apre mente e cuore. Potremmo dire che c'è qualcosa che ci pulisce davvero gli occhi e lasciarci chiamare per nome da Cristo. Gesù le disse. Maria. Ecco che cos'è la conversione. Dio che pronuncia nel profondo di noi stessi il nostro nome. Ci richiama alla vita, a ciò che siamo veramente. La fede è innanzitutto l'esperienza attraverso la quale ritroviamo chi siamo. E Pasqua. E il passaggio da ciò che pensavamo fosse finito a ciò che invece inizia al di là di ogni aspettativa. Ma tutto questo a patto di rinunciare a trattenere Gesù. Non si può imprigionare il risorto nei nostri schemi. Lui è libero. Chiediamo allora al Signore l'apertura del cuore per accogliere Gesù come si presenta nella nostra vita, anche oggi. E concludo con una strofa della sequenza pasquale. Raccontaci, Maria, che cosa hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente. La gloria del Cristo risorto, gli angeli, i suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto. Buona giornata e buona ottava di Pasqua.